Che la missione del coraggio abbia inizio. Benvenuti, nuggettini o nuggettine, in questo nuovo episodio di Mario più Rabbids Spark of Hope. Oggi dobbiamo essere coraggiosi. Ebbene sì, quindi andiamo avanti e let's go. E cosa c'è di meglio? Nella vita. Non ho capito cosa c'era lì, ma... secondo me, Bipo Analisi qui dovrebbe essere veramente tosta. Perché ci saranno un sacco di segreti, presumo. E guardate lì. Ok, va bene. Grazie. Ed ecco una nave. Non mi piace per niente questa cosa. Oh no! E infatti. Non ho intenzione di ingurgitare nulla preparato in questo laboratorio. E non importa quanto sia fotogenico. Bene. Ho scutiferio. Nel calderone. Siete pronti? Cambiamo subito squadra. No, la cambiamo dopo. Vai. Quindi, let's go. Nel frattempo vi ricordo che questa sera in live andremo a fare una cosa molto importante. Una speedrun. Ebbene sì, finalmente giungono anche su questo canale le speedrun. E oggi di cosa faremo? No. E oggi su quale gioco andremo a fare la speedrun? Beh, un gioco che già abbiamo portato sul canale, ma sarà molto veloce, cioè Kirby e la Terra Perduta. Quindi let's go, andiamo a prepararci per bene a questa battaglia. Quindi vento. Quindi vento. Oh, ciccio. Vento. Veleno. Elettricità. Queste sono le caratteristiche principali per sconfiggere tutti quanti. Andiamo. Ci prepariamo per bene. Allora, tenderei a attacchi ad area, quindi prevalent mount. Io voglio lei. Esatto. Age Bowser. Sapete che c'è? Al posto di Rabbit Mario useremo Peach. Quindi Bowser. Va bene che ci abbia quello spark. Age non va bene che tu ci abbia questo spark invece. Poi veleno lo darei sempre a Bowser. Ok, lo potenziamo pure veleno se ci abbiamo le astro schegge. Ce ne abbiamo. Non ce ne abbiamo troppe, ma ce ne abbiamo. Quindi basta così, grazie. Peach, tu elettro, direi. Allora, vento mi serve anche. Elettro e vento. Però di vento ti do lui. Ok, siamo pronti, quindi let's go. Mi guardo. Mi cambio le skin delle armi? No, perché quella lucente è troppo bella. Ok, ci siamo, quindi let's go. Allora, come prima cosa gradirei tantissimo far venire tutti quanti. Quindi sono già un bel po', quindi let's go. Sì, faccio in questo modo perché è la cosa più ovvia da fare. Quindi posso solamente fare veleno così. Alcuni sono resistenti al veleno, alcuni all'elettricità, quindi e che stanno lì per l'elettricità, eh. Quindi se io mi posiziono qua,
non li becco. Ma qua neanche. Quindi faccio così. Poi veleno abbiamo detto quanti? 2 su 4 potrebbe essere molto utile, in realtà. Così quanto danno faccio? Vabbè, però faccio più danno così. Quindi let's go. Poi fammi vedere una cosa. Se io vado da questa parte, ok, attiviamo l'elettricità. Qui fa tanto danno. Ok, perfetto. Perché ce ne stanno 2. E quindi potrebbe far parzialmente tanto, tanto danno. Vai, let's go. Dovrebbe prendere pure quell'altro. Non so perché non lo ha fatto. In più, facciamo così e becchiamo tutti quanti. Let's go. Ok, danni li ho fatti pure tanti. Mannaggia te, che l'elettricità mi ha fatto danno. Non dovrebbe farmi tanti danni a meno a Bowser. A Bowser me li fa. E come? E a Peach, che non può più attaccare. Almeno con l'arma non può più attaccare. Ti prego, riprenditi Bowser. Meno male. Ricordiamoci che abbiamo Age, che comunque fa tanto di danno. Io direi di proteggerci con la barriera team. E quelle? Interessante. Ok, possiamo fare un'esplosione abbastanza importante. Come prima cosa direi di fare una scivolata. Poi di andare da questa parte, fare un bel salto, stopparci qua, fare così. Un'altra scivolata. Let's go. Ok, perfetto. Quindi dobbiamo fare così. No, meglio. Ok, ho capito cosa servono quelle cose lì. Molto molto interessante come meccanica di gioco. Non posso fare niente. Veramente. Ok, quindi direi così. È perfetto. Cercherò di eliminarlo con Age, con l'avversario. Ti prego, perfetto. Age, per favore, vai dentro qua. Poi così. E così. Quindi let's go. Principalmente. Poi direi di, qua siamo protetti. Non tanto. In realtà non è che siamo tanto protetti. Quindi sarebbe meglio che facessi così. Perfetto. Ora passiamo il turno agli avversari. Cerchiamo di però di curarci. No dai, Bowser, tu sei forte, quindi in teoria non avresti neanche bisogno di curarti. E let's go. Ah, non l'avevo visto però. Caspita. Però abbiamo la barriera team, quindi siamo protetti, eh. Ma lui? Lui dove è saltato fuori?
Ok. Vento. Allora, di vento. Col vento. E lui debole solamente. Non c'è da nessun'altra parte? Il vento? Allora. Ti prego, dimmi che posso prenderla. Perché a lui lo faccio fuori così. Quindi, ok. Allora, lì giusta. Quindi, mia cara Peach, prendi. Naggia. Devo cercare di... Oh. Allora. No. Fare così, tipo. Appoggiala. Ok, perfetto. Mamma mia. Entra. Dove sta? Devo fargli più danno possibile. Let's go. Ah, peccato. Ok. Let's go. Ora, potrebbe essere molto rischioso. Beh, in effetti. Quindi mi curo un bel po'. Però in realtà se faccio così... mi possono colpire. In realtà, quindi così sarebbe la migliore strategia. Quindi, let's go. Perfetto. Poi. Allora, se vado da questa parte, in teoria, forse ci dovrei riuscire. Ti prego. Niente. Riesco in qualche modo a beccarli. Quindi, let's go. Mamma mia, che potenza, Age. Nulla. Ok, quindi here we go. Ok, protezione team. Lo sapevo che andava da questa parte. Naggia, però lo possiamo recuperare. Così vediamo il nuovo Spark all'opera. Quindi molto buono. Ti prego, caro. Anzi, cara. Con R. Riporta in vita. Let's go! Finalmente! Mamma mia! È OP! Ok? Allora. Ora devo concentrarmi sul fatto che possiamo prendere gli orb. Ok. Lasciamolo qua per il momento. Andiamo con Peach e lo prendiamo. Lo sapevo che lo potevo prendere, quindi raccogli e andiamo dentro. E poi tu, mio caro amico. Però. Ok, perfetto. Let's go. Poi. Colpo ventoso. E addie. Ciao ciao. Ok. L'abbiamo fatto fuori. Ora. In realtà. Se io vado qua. Poi scambio. Faccio un bel salto. Faccio così. Raccogli. Poi faccio così. Dimmi che posso prenderlo. Di poco. Allora. Fammi capire bene.
Ti prego, dimmi qualche modo che lo posso prendere. Ok, proprio gliel'ho lasciato lì. Mamma mia, che passaggio. Vai, let's go. Ok, così ce ne mancano due solamente. Ora li posso far venire qua. Quindi molto buono. Vai, vieni. Venite. Venite bambini, venite. Ta 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 ta. Ok. Vieni Age. È tuo. È tuo l'orb. L'orb è... Non posso prendere più orb. Veramente? Dimmi che riesco. Ok, riesco in... No, l'ho sprecato. Ok. Allora, facciamo così. A questo punto, punto di energia rimanente 1. Però, dai. Ok, facciamo in questo modo. Let's go. Ok, perfetto. Brava, Age. Va bene, siamo resistenti per ora. Ok, abbiamo vinto. Mamma mia, penso che se non avevo quello spark, non so minimamente come facevo. 1 e 2. Ora. Faccio così, let's go. Ok, un bel colpo. Un bel contraccolpo. Ho ricevuto 1 2. E ora Age. 1 2 3. E poi a questo punto dai, oh. Vediamo se riesco a beccare soltanto lui. Ok. A sto punto prendo pure quest'altro orb e te lo butto addosso. Mamma mia, che potenza. Abbiamo sconfitto tutti i nemici e adesso andiamo avanti. Siamo quasi livello 27, dai. E oggi andremo finalmente nella nuova terra. Ok, che dobbiamo fare? Spiegaci. Sì, sì, avete un animo guerriero. Ci sono riusciti. Ora puoi preparare una pozione per farmi diventare coraggioso. Yeah! Sicuro che non abbia già fatto? Eh? Adesso che la pozza non c'è più, comincia il vero lavoro. Mi domando se vorrete farmi l'onore di elaborare per me una bevanda che aiuti il nostro spaventevole amico. Nulla di complicato, ma è necessario la massima precisione. Un solo errore e il risultato può essere disastroso. La formula è sulla lavagna, ma va interpretata. Non voglio certo correre il rischio che qualcuno la rubi e inizi a venderla a tutti. I simboli indicano quale ingrediente va posizionato su quale fiamma. È essenziale seguire l'ordine corretto. Oh my god, un solo errore come l'ingrediente o la fiamma sbagliata e dovrete ripartire da capo e sprecare ingredienti a un costo. Beh, ovviamente possiamo farcela. Vero amici? Volevo fare. Ok, allora, molto probabilmente lui ci servirà. Prendiamo le astroschegge che sono sempre utili. E dice... Allora, bella domanda.
Ok. No. Ok, perfetto. E let's go. Mamma mia, c'ho una paura. Come? Oh. Ah, aspetta. Fiamma blu. Coso blu. Giusto? Poi fiamma gialla. Fiamma blu, coso blu. Non tornare. Ok. Poi fiamma gialla. Fiamma. E poi No. Allora, è complicato, eh. Ok, allora la cosa è giusta. Coraggio, no? Quindi no. Oh, mamma mia, è difficile. Cielo. Non tornare. Fatto. Oh no. Allora. Viola con viola. E vabbè. Ah, il giallo non va messo. Ok, ho capito. Se metto questa in automatico, non posso mettere il giallo, ma posso mettere questa, la blu. E quindi col coso blu. Perfetto. Ho capito. Te pareva. Allora, la cosa gialla va con la fiamma gialla, ma non con la blu. Ok. Quindi questa così. E mi sta bene. Poi la fiamma. Viola con... Mamma mia. Ok, con la viola. Non tornare. Con il magenta, scusatemi. E la fiamma verde con la verde. Perfetto. Stiamo diventando bravissimi. Ora, l'ultima, che è quella più complicata. Verde con verde, blu con blu. E... ah, è facile. In realtà blu con blu e giallo con giallo. Non tornare. Ok. Mamma mia, ce la stiamo facendo. E let's go. E abbiamo finito. La pozione del coraggio è pronta. Fammi vedere. Secondo me abbiamo messo ingredienti a caso completamente. Però... oh, ciccio. Ok. Ditemi dove sono le forze dello scutiferio. Voglio guardarle dritto nell'occhio.
Ma che ne dici invece di venire con noi? Così ti calmi un attimo. Beh, mi calmerò quando tutti questi cattivi che infestano la galassia avranno risposto alle mie domande. Beh, ovvio, no? Vieni, vieni, vieni con noi. Del coraggio è uguale alla spremuta di mirtilli frizzanti. Lo sapevo io. Ne Ne siete siete sicuri? sicuri? Beh, niente vieta una pozione magica di sfrizzolare e di essere gustoso. Forse la magia è solo nella sua testa. Esatto. Dove cominci la scienza e finisce la magia, non è compito di rivelarlo. Allora vi va un bel bicchierino di limonata ultravitaminica? Beh, abbiamo risolto il mistero! Perfetto, siamo giunti al livello 27, finalmente mancano 3 livelli e ci abbiamo Velenova, che penso che mi dia la possibilità di avvelenare tutti quanti. Siamo sicuri che qui non c'è niente? Vabbè, d'altronde abbiamo fatto tutto quanto possiamo fare. Niente. Ok, ritorniamo all'astronave e andiamo direttamente nella nuova mappa. Portami qui, grazie. Abbiamo completato tutto. Anzi, sapete che c'è? Andiamo da Bottegaglio per prendere tutto quanto, dato che ormai abbiamo capito che dobbiamo andare 2 volte nel coso, e lo farò off camera, di andare di nuovo dentro la porta segreta di Terraflorea. Ma andiamo a prenderci tutto quanto. Quindi tu vieni con noi, tu vieni con noi, tu vieni con noi, tu vieni con noi e tu vieni con noi. Così abbiamo fatto completamente tutto. Quindi se noi andiamo su avanzamento Terraflora, siamo al 95%. Dobbiamo ritornare a crepuscolo, ma lo faremo più tardi. Adesso ci dobbiamo concentrare per andare nella nuova galassia, Quando nella pronti. nuova terra, per salvare tutti quanti. E let's go! Prossima Assuria. Lexo, let's go! Lexego? What? Vediamo. Siamo in arrivo su Proxima Arsuria. Un tempo era generosa di risorse la dispensa della galassia. Ok. Questo prima che quelle risorse naturali fossero ridotte al lumicino dai Rabbids, che poi se ne andarono per ripetere altrove il disastro. Perfetto. Fortunatamente, Ma, meccanico professionista, è ancora là. Meno male. Se c'è una persona nella galassia che può migliorare la nostra astronave tanto da oltrepassare le difese di corsa, è lei. Perfetto. Se è così, non ho dubbi, anche la più infida e subdola delle Bracca Spark sarà lì ad attenderci. Ma non abbiamo incontrato neanche una Bracca Spark su Terra Flora. Forse hanno lasciato perdere. Non credo, Bipo. Ehi, un attimo. Hai detto la più subdola delle Bracca Spark? Esatto. Chiunque sia questa Ma, sarà meglio raggiungerla in prima possibile. Age, mi fai veramente rabbrividire tutto quanto. Ed eccoci qua. Che Progettile di bello. atterraggio annullata. Un'imponente tempesta elettromagnetica sta flagellando la superficie a causa di un tentacolo di oscuriferio. Bene. Non ci resta che saltare. Per fortuna sono solo pochi metri. In realtà saranno migliaia di Bipo, metri. la tempesta ha mandato in tilt i tuoi strumenti di ecolocalizzazione. Siamo esattamente a 46,726 metri dalla superficie. A questa altezza, l'impatto genererebbe un'energia di collisione di 73.266.368,07 joule. Non credo ci conviene perché ci distruggeremo tutte le ossa.
Non credo di aver capito. Bene. Avresti la stessa fine di una crostata sotto le zampe di un elefante. Esatto. Lo sapevo, Ginny è fuori di testa. Allora forza, seguitemi tutti. Mi raccomando, tenete piedi e ginocchia vicini quando toccate terra. Ma siete impazziti. No, non lo fare. No, ti prego. Sono pazzi. Bravo. Ok. Meno male che sono pochi metri. Ok. E meno male che c'è Ma. Meno male. No. Ecco. Voglio vedere gli altri. Ok. È bellissimo la pittura Rosalinda. Mamma mia. Ecco, ti impari. Eccola Ma. Ok. Viti, dadi e bulloni. Viti, dadi e bulloni. Tutto a posto. Stiamo bene. Beh. Voi okay. State bene. Voi state bene? E il mio pallone? Beh, in effetti, per colpa di Bowser. Non proprio. Perdonaci, un errore di calcolo dell'IA della nostra astronave. Siamo qui per una missione della massima urgenza. Certo, non un tuo errore, no. Ciao. Ci serve il tuo aiuto per fermare cursa. Siamo chiusi. Ok, l'officina è chiusa. Quella più vicina è a 96 milioni di anni luce. Sempre dritti, godetevi la giornata. Sei perfetto. Là, giusto? Guardiana sei... è meccanico? Esatto. La nostra missione è a rischio. Ci serve una modifica all'astronave. Qualcosa che ci permetta di oltrepassare gli scudi che proteggono la fortezza di Cursa. Ok, Bipo. Ah! Volete lanciarvi contro Cursa? Beh, considerando che siete appena già venuti giù come piombi senza paracadute, ci sta. Spento. Comunque sia, anche volendo, non so come fare. Qui è saltata la luce, la tempesta ha colpito il mulino a vento. Facciamo così. Facciamo così. Se riuscite a far ripartire il mulino a vento, vedo di trovare un modo per aiutarvi con quegli scudi. Non garantisco nulla. Ok. La bracca Spark. No. Mamma mia. Delle scialuppe di teletrasporto della nostra astronave. Ok. E c'è un messaggio di Ginny. Esatto. Bipo, la tempesta impedisce le comunicazioni, ma questa scialuppa può teletrasportare chiunque all'astronave in qualsiasi momento. Perfetto. Ma se pensi che l'astronave sia ancora a pochi metri dalla superficie, puoi anche provare a tipo saltare. No, Bipo, non lo farò mai. Esatto. Ok, quindi sappiamo cosa fare nel prossimo episodio. Allora, quindi possiamo viaggiare di nuovo. E qui c'è già Bottegaglio che ci aspetta. Ma noi lo vedremo domani. Pronti? Let's go!